Ragazzi, buongiorno. Siccome mi serve del lievito madre, e l'ho usato nella scorsa ricetta, e me ne serve molto di più di quello che ho, ho deciso di aumentare il suo peso e ho deciso di farla assieme a voi, facendovi vedere come si fa. Attivo. Peccato che non potete sentire il profumo. Allora, si inizia così. Le dosi sono lievito madre a pari peso della farina e al 50% di acqua. E andiamo con l'esempio più pratico che è più facile da spiegare. Allora, ci andiamo a fare la nostra tara. Andiamo a prendere il nostro lievito madre. In questo caso io per rigenerarlo non butto niente perché lo devo aumentare, perché per la ricetta che dovrò fare questo fine settimana me ne serve molto di più di quello che ne ho. In questo caso io ho 140 grammi di lievito madre, quindi la metà è 70 grammi e andremo a fare 70 grammi di acqua. Cucchiarella, chiamatela come volete voi, lo sciogliamo un pochettino. Ah, innanzitutto dimenticavo, l'ho tolto via dal frigo perché questo è già un lievito madre di qualche mese e magari un po' di più, quindi prima di utilizzarlo va tirato fuori dal frigo, che acquista più forza, e dopo un paio d'ore, in estate magari qualcosina di meno perché tanto lievita più veloce, lo tirate fuori e lo prendete e fate il lavoro che sto facendo io. Lo sciogliete un pochettino nell'acqua in questo modo, vedete le bollicine che fa? Questo è il segno che è vivo il lievito, è abbastanza attivo ed è buon segno. Se rinfrescate il lievito con una farina debole, dovreste rinfrescarlo più spesso, ma se usate una farina più forte, io in questo caso sto usando una che ha 13 grammi in proteine, grammi di proteine. Adesso la dose della farina, come abbiamo detto. Facciamo di nuovo la nostra tara. Avevamo 140 grammi di pasta madre e aggiungiamo 140 grammi di farina. Ecco fatto. Poi grammo più, grammo meno non è che cambia la vita. Io parlo per esperienza, non sono adesso un professore, un tecnico, non sono un esperto al 100%, però metto in atto le mie esperienze, i miei tentativi che ho fatto, che sono stati veramente ottimi. Voi continuate a impastare così, come abbiamo detto, la metà del peso in acqua, del peso della farina e della pasta madre. Lo impastate con la cucchiaia finché potete, col cucchiaio finché potete. Appena poi non si può più fare con il cucchiaio, potete lavorarla a mano. Come ho fatto io il lievito madre all'inizio, ho preso la farina, in partenza ho preso 150 grammi di farina di tipo 00 con la pepizza normale, di 12 grammi di proteine al chilo di farina, a 100 grammi di farina, scusate. Ho messo la metà dell'acqua e un cucchiaino di miele, per quello sarebbe uno starter. Dallo start iniziale. Una volta fatto questo, l'ho lasciato dentro un barattolo di vetro, come vedete, e quindi fatto così, dopo 48 ore l'ho ripreso, l'ho rinfrescato nella stessa maniera, però senza più aggiungere miele. Dopo le successive 48 ore, ogni 24 ore l'ho rinfrescato io personalmente fino al 10º giorno. Poi lo continuate a lavorare un po' sul tavolo fino a quando ottenete un impasto, non dico liscio e omogeneo perché non state facendo adesso una pizza, un pane, però che sia ben lavorato al punto giusto e da non vedere né grumi di farina e né troppa umidità nell'impasto che magari non ha ancora assorbito l'acqua per bene. Io lo giro un po' su se stesso, come vedete, così,
Vedete? Esattamente così. Non sigillatelo. Io ad esempio metto il tappo così, ma non lo chiudo, lo metto leggero perché l'aria deve passare. Questi sono batteri. Lo mettete a temperatura ambiente, chiuso nella vostra cucina, il vostro stipetto della cucina, per un paio d'ore. Non appena ha cominciato a rilassarsi, a lievitare, lo potete anche mettere in frigo se non lo utilizzate. Ma se lo dovete utilizzare, lo lasciate lievitare fino alla fine, un paio d'ore, tre ore, dipende dalla stagione, e poi lo potete utilizzare. Come? Lo vedremo nei... Io vi ringrazio di avermi seguito. Spero che questo canale possa crescere, è una prova che sto facendo. Difatti ancora mi impappino con le parole, i video non sono un granché, però è una prova. Se tutto riesce, la qualità del video sarà migliore, o le qualità dei video saranno migliori. Almeno ci proviamo. Ok, grazie a tutti, buon lievito a tutti.